Ciao amici, lore builder o appassionati di aerografia, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi parlerò del mio aerografo, l'Ardere Steinbeck Evolution Silverline 2 in 1. Intro! Come ho accennato prima dell'intro, oggi vi parlerò del mio aerografo e a seguire arriverà il video sul compressore che utilizzo per aerografare. Come potete vedere, oltre all'aerografo in confezione vi arrivano due coppette, una da 2 ml e l'altra da 5 ml, che sono intercambiabili sul corpo dell'aerografo, e vi arriva anche un secondo ago d'uso puntale, e avete quindi la possibilità di utilizzare sia ago e d'uso da 0.2 e da 0.4. Poi a parte potete acquistare anche l'ago e d'uso puntale per la misura da 0.6. Questa la faccio vedere anche di qua, se la mette a fuoco, mettila a fuoco. Le coppette che vi danno insieme all'aerografo sono, faccio vedere di qua, queste di due dimensioni. Io generalmente utilizzo questa per verniciare e questa quando devo spruzzare la finitura, utilizzo quella grande quando devo spruzzare la finitura o utilizzare parecchio colore. Se no con questa ci lavoro più che bene, tanto vado inserendo poche gocce per volta. L'aerografo è a doppia azione, praticamente premendo il bottoncino, come vedete in camera di qua, si dà il via all'uscita dell'aria e tirando indietro si fa passare il colore. Il passaggio avviene per caduta tramite la coppettina. Quindi ricapitolando, schiaccio, esce l'aria, tiro indietro, esce aria e colore. Questo aerografo è possibile utilizzarlo e impiegarlo anche per le vernici a solvente, infatti ha tutte le guarnizioni in teflon e l'unica guarnizione in gomma è quella che sta sul puntale, che io ora l'ho rimessa per fare la recensione, però generalmente la sostituisco con una piccola passata di teflon, in modo tale che quando utilizzo i solventi, anziché rovinare la guarnizione, se puta caso ci arriva del solvente sopra, tolgo il teflon e rimetto il teflon. Ora io ve lo smonto. L'aerografo è munito di fondo corsa. Cosa vuol dire? In questo caso io posso tirare tutto indietro. Se io invece sfrutto il fondo corsa, posso porre un limite a quanto colore devo fare uscire. Cioè può servire magari inizialmente, però ecco, una volta che ci fate la mano con l'apertura a gestire l'aerografo, il fondo corsa fra averlo e non averlo sarà la stessa cosa. Tant'è che tanti aerografano direttamente senza questo, direttamente così. E il fondo corsa è una cosa relativa, serve o non serve. Vi può servire all'inizio, cioè il mio figliolo che ha 6 anni ha iniziato a aerografare, e non utilizza il fondo corsa, per cui vi basta farci un attimino la mano e andate alla grande. C'è il copripuntale, che è questo. Se non lo utilizzate vi lascia l'ago scoperto. Io lo utilizzo senza questo, però dovete fare attenzione, perché se l'ago è scoperto e gli date una botta, prendo una botta da qualche parte, addio ago, e molto probabilmente per estrarlo rovinate anche la duse, quindi vi servirà poi acquistare un nuovo ago e una nuova duse. Io sinceramente il copriago non lo utilizzo, perché quando l'aerografo soffre di dry tip, che si blocca il colore secco sulla punta dell'ago, lo rimuovo, lo pulisco, se no sarei sempre lì a fare a vita e svita. Svitando praticamente, qua abbiamo la guarnizioncina di gomma classica che sta sul puntale, mentre la duse ha la guarnizione in teflon. Come vi dicevo, le guarnizioni in teflon servono appunto per utilizzare le vernici a solvente, i prodotti a solvente. Questa è la duse, spero che riusciate a vederla. Poi questo è l'ago, e l'aerografo è molto semplice da smontare anche per la manutenzione. Vi faccio vedere tutte le parti dell'aerografo. Questa è la mollettina del grilletto e qua c'è la guarnizione, anche questa in teflon, ve la faccio vedere.
Questo è praticamente, togliendo anche questa che è la valvolina che apre e chiude l'aria, queste sono tutte le componenti dell'aerografo. Ora, mentre lo rimonto, vi continuo a parlare di questo aerografo qua. Io l'ho pagato circa 165-170 euro. Vi lascio il link in descrizione, sia per quanto riguarda l'acquisto su Amazon o per un negozio specializzato come aerografia.eu. Trovate tutti i link in descrizione. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo. La cosa buona degli Harder & Steinbeck è che l'ago, almeno per la grande maggioranza, non sono certo che possa essere così per tutti, che l'ago, la duse e il puntale fittano, possono essere montati sui vari modelli. Ad esempio, quindi, se avete l'Evolution Classico, l'Evolution Silverline e alcuni modelli, se non erro, di Infinity, tranne i vari modelli CR che mi sembra montano un ago e una duse differente, potete intercambiare gli aghi. Ad esempio, anche quelli che ho di ricambio, ora dovrò prendere un secondo aerografo per fare certi determinati lavori, anche qua per il canale soprattutto, e sono indeciso se prendere un altro brand per portarvi qualcosa di diverso sul canale o se prendere un altro aerografo, magari sempre un altro Evolution Silverline 2 in 1 o un Infinity. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo a parer mio, perché praticamente quello che vi offre questo aerografo qua è eccezionale. Il fatto di poter intercambiare le varie misure di ago e duse la trovo una cosa molto interessante. Anziché dover acquistare magari un aerografo con la duse da 0,2, acquistare un aerografo con la duse da 0,4. E è molto polivalente, perché come avete visto nei video del Giorai, io l'ho utilizzato sia per verniciare, per dare il fondo, per dare il primer. Ci ho spruzzato la finitura da carrozzeria, che nonostante tanti dicono che ci siano problemi a spruzzarla e ci vuole la pistola da carrozziere, e l'abbiamo spruzzata ugualmente con una duse da 0,4. Basta regolarsi adeguatamente la pressione sul compressore e si riesce a spruzzare senza grosso modo problema. L'avete visto nel video fondamentalmente. Io la utilizzo sia con colori a solvente sia con colori ad acqua. Ora, come potete vedere, il corpo dell'aerografo è un pochino massacrato e credo sia dovuto all'utilizzo di solventi, o magari io quando ho iniziato a utilizzarlo, magari non che l'ho trattato male, pulendolo anche con i solventi si sia ridotto così. Non so se sia dovuto a quello o meno. Come potete continuare a vedere, montarlo, smontarlo anche per fare la manutenzione è parecchio semplice, non servono strumenti particolari, quindi chiavi, cacciaviti particolari. L'unica cosa che vi serve è un cacciavite italiano, un cacciavite a taglio per levare la guarnizione nel mezzo, se no poi per il resto si svita, si smonta tranquillamente a mano e senza alcun problema. Ve lo consiglio anche se siate alle prime armi, senza dover passare mari per aerografi. Ora su questo farò poi un video a parte, aerografi low cost, perché anche la qualità dell'aerografo, oltre a quella del colore, vi consentirà di avere un'ottima esperienza di lavoro con la duse da 0,2. C'è gente che ci fa dei dettagli pazzeschi. A noi nell'ambito delle esche non servono, però magari per chi realizza illustrazioni o fa customizzazioni su certi determinati materiali, ha bisogno di dettagli, anche con la duse da 0,2 si riescono a far tranquillamente. Con la duse da 0,4 è forse quella che utilizzo di più, ci faccio di tutto, dai primer ai fondi, alle basi di vernice, sia a solvente che ad acqua, gli inchiostri, tutto. Ora inizio a sentire la necessità di avere un secondo aerografo per fare certi determinati lavori, se no fino ad ora, da 3 anni a questa parte, con questo qui mi sono sempre trovato bene, non ho avuto grosso modo problemi. Pro e contro di questo aerografo. Il corpo, una cosa che non mi è garbata, è che si è opacizzato molto dopo circa 6 mesi, però ripeto, potrebbe essere un problema dovuto a me e all'utilizzo dei solventi, purtroppo. Per cui, ecco, non lo so, magari è stata colpa mia avendolo pulito anche con i solventi quando cade una gocciolina di vernice, però vedo che con altri aerografi di altre persone che utilizzano sempre solventi ciò non accade, per cui boh. A livello di pro, il fatto di poter intercambiare la duse. Io 0,2 0,4, ma se fate roba grossa potete utilizzare anche la duse da 0,6 col suo ago, il suo puntale, e in un unico aerografo avete
tutto a disposizione. L'unica cosa è avere lo sbattimento di dover intercambiare ago, duse e puntale, però si fa in un attimo. È ottimo perché c'è la coppetta intercambiabile, in base a cosa dovete fare montate quella piccola o quella grande. Io quella grande, se vedete nel video della finitura, l'ho utilizzata per spruzzare la finitura, i fondi, i primer e le basi di vernice. Per tutto il resto, se non ero, ho utilizzato la piccola. Ha il fondo corsa, ma lo trovo relativamente importante. E una volta che ci avete fatto la mano con l'apertura e gestirvi l'aerografo, non lo utilizzerete più. Un grande pro è che trovate ogni singolo pezzo di ricambio online o presso negozi fisici. È possibile acquistare dalle guarnizioncine a qualunque pezzo, anche al corpo, coppette, puntali, guarnizioni. Trovate tutti i pezzi di ricambio. Questa è una cosa importante, per cui se rovinate un ago, rovinate una duse, vi serve una guarnizione, si rovina qualunque altro pezzo per qualunque motivo, riuscite a trovarlo. E questa per me è una cosa importantissima, perché vuol dire che l'acquisto che io ho fatto spendendo 160-170 euro me lo porterò avanti negli anni, perché trovo i pezzi di ricambio. Non sono di quegli aerografi che si rompe una minima parte e non trovi più nessun ricambio e sei costretto ad acquistare un nuovo aerografo. Io per il momento non so cos'altro aggiungere. Fondamentalmente l'avete già visto in azione negli altri video, lo vedrete nuovamente in azione. Appena comprerò il secondo aerografo vi farò la comparazione magari fra questo e l'altro aerografo che acquisterò. Nei commenti fatemi sapere se conoscevate già l'Evolution Silverline 2-in-1, se lo utilizzate, come vi ci siete trovati, i vostri pro e contro, mettetemi a conoscenza, fatemi sapere qual è la vostra esperienza. E se non lo conoscevate e l'avete acquistato successivamente ad aver visto questo video, fatemi sapere poi come vi ci siete trovati e qual è stata la vostra esperienza con questo aerografo. Per il momento è tutto e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!